Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Governo, Renzi, 100 giorni di lotta dura per cambiare pubblica amministrazione, fisco e giustizia. New York, crollano due edifici, un morto. Roma, uccise l'amante, torna libera la mantide. 100 giorni di lotta molto dura per cambiare ad aprile la pubblica amministrazione, a maggio il fisco e a giugno la giustizia. A dirlo il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha definito la nuova legge elettorale una rivoluzione impressionante per l'Italia. Il taglio del cuneo fiscale con l'intervento sull'IRPEF, aggiunge, sarà in vigore dal 1 maggio. Dal 26 marzo al 16 aprile, annuncia poi Renzi, si terrà l'asta per la vendita delle prime auto blu, che sono in totale 1.500. Ci sarà un piano scuole fino a 3 miliardi e mezzo di euro da investire subito. Quanto ai soldi, conclude Renzi, abbiamo trovato il modo per farli uscire dal patto di stabilità interno. Almeno una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite, 4 delle quali in modo grave, nel crollo di due edifici avvenuto a East Harlem. È il bilancio ancora provvisorio delle autorità newyorkesi. Da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, l'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas. Scontata la condanna a 26 anni di carcere per aver ucciso nella notte del 13 agosto dell'87 il suo amante Cesare Brina, di 56 anni, torna libera Gigliola Guerinoni, nota alle cronache come la mantide di Cairo Montenotte. Il tribunale di sorveglianza ha accolto infatti le istanze del suo difensore. L'antitrust avvia due istruttorie nei confronti di Trenitalia a tutela dei consumatori. La prima per verificare se le procedure in caso di ritardi o disagi dei viaggiatori siano tese a scoraggiare le richieste di rimborsi. La seconda riguarda le multe imposte da Trenitalia in caso di mancanza di biglietto o altre situazioni irregolari. I due procedimenti, rende noto l'antitrust, volti a verificare l'ipotesi di pratiche scorrette, sono stati avviati in seguito alle numerose segnalazioni ricevute. Hanno usato un blocco di cemento per rompere la vetrata dello spaccio aziendale e portar via 20 forme di parmigiano reggiano, causando danni per oltre 10.000 euro. Il colpo ai danni di un'azienda agricola di Rio Saliceto, nel Reggiano. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno aperto un'indagine a carico di ignoti per furto aggravato. Il vino bio batte la crisi. La crescita in volume delle vendite nei supermercati è pari al 4%, con 1 milione di litri venduti per un valore di 5 milioni di euro. Lo rileva la ricerca svolta dall'IRI per Vinitaly 2014. Dati dovuti non soltanto alla maggior richiesta interna, ma anche sul fronte delle esportazioni, in particolare verso gli Stati Uniti, la Germania e i paesi scandinavi.